Il 3 è il figlio delle tue energie senza le quali l'universo non esisterebbe, il cielo e la terra. Per cui lo dobbiamo fare nostro, dobbiamo proprio immagazzinarlo dentro di noi, mandarlo successivamente in coerenza vibratoria, e lo spiegherò durante questo incontro, con queste tre energie di cui andiamo a parlare. Devo dare un po' una liaison tra il numero 3 di cui abbiamo parlato l'altra volta, dal punto di vista proprio numerologico, pitagorico, e le istanze di cui ci parla questo numero, cioè il cielo, la terra e il figlio di questi due che è l'uomo. E quindi voglio portare una coesione con il numero 3 in rapporto alla magia che provoca nella fisiologia energetica, perché avviene una vera e propria magia evolutiva quando noi contattiamo le tre energie di cui oggi vi vorrei parlare. Il 3 corrisponde al cielo, alla terra e all'uomo. E allora andiamo a vedere qual è il cielo che corrisponde verso di noi, verso il corpo umano. Che cos'è il cielo nel nostro corpo? Ce lo siamo mai chiesti? Io ho un po' la presunzione in questo incontro di poterlo spiegare perché mi sta veramente molto a cuore. Cioè la possibilità, pensa Luca, che l'uomo ha nel poter far entrare il cielo dentro le cellule, dentro il fegato, dentro il cuore. Ma tu pensa che regalo che è questo? È veramente come una bacchetta magica, no? Tu fai così, respiri e puoi far entrare il cielo dentro di te. Grandioso. Questo cielo che entra dentro di noi si chiama Wei Shi. Ed è proprio la rappresentazione del cielo che cerca un posto nell'umano, permettendo poi a questi di realizzare l'esistenza. Perché? Perché la Wei Shi, e dopo lo spiegherò, è una sorta di radar interiore. Noi attiviamo questo, respiriamo il cielo e attiviamo un radar per vedere il mondo. Questo è il numero uno.